Buon salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Io sono Carlo Fortino per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la player review di Odion Ighalo Team of the Season. Si è guadagnato questa carta forse un po' ingiustamente, poiché nella prima parte di stagione ha fatto molto bene, ma poi da gennaio fino ad adesso ha fatto solamente 3 gol nella Barclays Premier League, quindi diciamo che forse a mio avviso e non solo a mio avviso non è stata una carta così tanto meritata. Comunque andiamo a parlare di lui appunto in game. Abbiamo 85 di velocità, 85 di tiro, 62 di passaggio, 83 di dribbling, 45 di difesa e 80 di fisico. Abbiamo Workrates medio-medio, giocatore nigeriano del Watford. Allora, iniziamo dalla velocità. 90 di accelerazione, 80 di velocità scatto. Si nota molto questa differenza tra accelerazione e velocità scatto. Infatti nel primo passo 90 di accelerazione si vede decisamente, perché nei primi 3-4 metri veramente è molto veloce. Poi se deve fare 40 metri palla al piede lo recuperano tranquillamente, però è un giocatore che sinceramente non dovrà fare i 40 metri palla al piede, perché ovviamente è la punta, è il vertice alto della vostra squadra, quindi secondo me va usato punta unica, ma anche a due punti a sinistra non se la cava male. Però comunque non dovrà mai correre così tanto. Parliamo ora quindi del dribbling. Abbiamo 83 di dribbling con 3 stelle skill. Le 3 stelle skill sono un contro, perché veramente se questo giocatore avesse 4 stelle skill sarebbe veramente perfetto. Abbiamo 83 di agilità, 77 di equilibrio, 88 di riflessi, 81 di controllo palla e 84 di dribbling. Il dribbling secco, il dribbling stretto si gira molto bene in un fazzoletto. Veramente è veramente buono il suo dribbling. Perché è abbastanza agile, non è eccessivamente alto, quindi non è eccessivamente ingombrante, e per un attaccante da area di rigore girarsi bene in spazi stretti è molto molto buono e molto efficace, soprattutto in zona gol. Quindi il dribbling diciamo che mi è piaciuto, peccato per le skill. Parliamo ora del tiro. Una caratteristica sensazionale del tiro secondo me è il tiro a giro. Abbiamo solamente 70, ma ho veramente segnato quasi solamente a giro con lui e quasi solamente di sinistro, perché veramente ha un piede debole fantastico. Ha 3 stelle piede debole, ma mi è piaciuto veramente tanto. Non dico che potrebbero essere 5, ma secondo me tranquillamente 4. Abbiamo 96 di posizionamento, fantastico per un giocatore d'area di rigore come lui. Poi abbiamo 88 di finalizzazione, veramente ottima, sbaglia veramente poco. 87 di potenza tiro, 74 di long shot. Quel 74 di long shot, essendo diciamo un attaccante d'area di rigore, non lo sentite neanche troppo, perché comunque bene o male si troverà sempre in zona Cesarini o in area di rigore. 83 di tiri al volo e 75 di rigori. Non ho battuto sinceramente a rigori. Poi abbiamo un valore di punizione di 58, quindi neanche diciamo fantastico. E abbiamo poi, vabbè, il tiro al volo che passa in secondo piano. Quindi il tiro diciamo che è un assoluto pro. Non parliamo della difesa, passiamo al passaggio. È un giocatore con cui ho avuto facilità anche di passare la palla. Ovviamente non passaggi strepitosi alla Iniesta o alla David Silva, alla Özil, però un paio di assist diciamo che me li ha fatti. È un giocatore che nel momento in cui gioca a spalle alla porta riesce a servire molto bene i suoi compagni, che siano ali o che sia l'altro attaccante o che siano esterni o che siano trequartisti. Quindi diciamo che il passaggio, comunque il passaggio corto, che è di 67, è comunque buono, diciamo. Però chiediamocelo anche chi è che non sa passare la palla su FIFA. A meno che non siano i bronzi o i bot di Pro Club, la sanno passare bene o male tutti la palla. Parliamo infine del fisico, 92 di salto con una precisione di testa di 73. È un giocatore che non è altissimo. È alto 1,81 m, 1,79 m, non ricordo. In game su Futel sono due valori diversi. Comunque penso, ecco, 1,79. Diciamo che mi è piaciuto il colpo di testa dal punto di vista delle sponde, perché non è un giocatore con il quale dovete giocare di cross sicuramente. È un giocatore veramente d'area di rigore che segna tanti gol, ma li segna di piede in area di rigore, come potrebbe essere tranquillamente un Higuaín nella realtà. Poi vabbè, il 92 di salto sicuramente lo aiuta molto nelle sponde. 81 di stamina, niente di particolare perché non dovrà correre così tanto. 83 di forza fisica. La forza fisica è molto interessante, decisamente molto interessante.
Il voto che gli do è 8, è un 8 pieno, perché è veramente un giocatore che mi è piaciuto molto molto, soprattutto per qualità-prezzo, perché è un giocatore che costa 40.000 crediti, è un giocatore molto divertente, è un giocatore che potrete ibridare con altri attaccanti di cui non vi faccio i nomi, della Premier, nigeriani, che sono al limite del bestemmioso per i vostri avversari. Diciamo che l'unico contro sono le skill, ma comunque è un giocatore decisamente, decisamente forte come qualità-prezzo. Secondo me 40.000 crediti in Barca e Premier League, come Team of the Season o come Informa, non ne trovate come lui. Quindi veramente provatelo, è un giocatore molto molto divertente. Detto questo, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, condividete il video, iscrivetevi al nostro canale, passate dai social in descrizione, Facebook, Telegram, Instagram, pagina Facebook, gruppo Facebook, tutti i social che sono in descrizione. Detto questo, ciao a tutti.